Sono tanti i giocatori che, partiti dalla Pro Sesto oppure approdati successivamente al club lombardo, hanno fatto strada, arrivando sino alla Serie A e alla Nazionale, vincendo anche la Coppa dei Campioni. Come non citare Fabio Macellari, Filippo Galli, Cristian Brocchi, oppure Stefano Eranio e Stefano Nava. Pochi magari se lo ricordano, ma anche Massimo Carrera è di Sesto San Giovanni. Difensore roccioso, poco incline a curare il gesto atletico, era giunto all'Alessandria dal Russi in interregionale, che a sua volta lo aveva acquistato dalla Pro Sesto. La sua annata in Rivaltanaro coincise purtroppo con il drammatico e sfortunato spareggio di Modena contro il Prato, con il sogno della promozione in C1 sfumato al termine di un girone di ritorno di campionato da record. Se ne andò al Pescara e poi al Bari, dove ottenne la ribalta, tanto che nel 1991-92 venne acquistato dalla Juventus. La squadra bianconera ripresentava Trapattoni in panchina, dopo il disastroso campionato del duo Montezemolo-Maifredi. Carrera era schierato come terzino destro, ruolo dove sapeva offrire sempre buone prestazioni, culminate anche con una convocazione nella nazionale di Sacchi. La sua versatilità era fuori discussione e non si limitava alle incombenze tattiche, perché questo difensore e camaleonte passava con facilità pure da uno schema di gioco all'altro. Efficacissimo nel modulo tradizionale del trap, a proprio agio nella zona. Questione di gavetta. Con l'arrivo di Lippi, Carrera venne schierato da libero, anche se inizialmente era la riserva di Fusi, il quale, però, denunciava molte incertezze e il tecnico buttò nella mischia il già esperto difensore lombardo. L'ex grigio entrò così stabilmente in squadra a comandare la difesa da vero leader, contribuendo all'esaltante stagione culminata nell'accoppiata Scudetto Coppa Italia, tanto da essere definito dal tecnico viareggino un vero fuoriclasse. Nelle stagioni successive arrivarono Vierkvod e Montero, che costrinsero Carrera a partire quasi sempre dalla panchina, ma tutte le volte che venne chiamato in causa offrì ottime prestazioni. In bianconero Carrera vinse anche una Coppa UEFA e una Champions League. La carriera proseguì poi con Atalanta, Napoli, Treviso e Provercelli.